Ciao a tutti, oggi volevo parlare un'altra volta di wok. Molto spesso mi viene chiesto come utilizzare il wok, dove comprarlo, che tipo di wok utilizzare, eccetera. Abbiamo già fatto tempo fa dei video sul wok, ma volevo un attimo parlarvene, nuovamente. Allora, esistono intanto due tipi di wok. Wok di ferro originali cinesi che si comprano nei store cinesi, quindi sono totalmente di ferro e vanno trattati. E invece wok, questo è un wok di marca, che vengono comprati negli store italiani e sono appunto antiaderenti, quindi sono ricoperti da una patina di Teflon, ci sono appunto più buoni e meno buoni, ma sono appunto wok più vicini alle nostre pentole tradizionali. Chiaramente per la cucina cinese, chi è amante della cucina cinese ovviamente utilizzerà un wok originale. Questi appunto, vedete, sono quelli che io ho, che uso da tanti anni. Ogni tanto lo cambio, me ne compro uno, diciamo, nuovo, però alla fine cucino sempre lo stesso. E che differenza c'è tra un wok e l'altro? Intanto i wok che si comprano negli store cinesi sono appunto, vi dicevo, di ferro, devono essere trattati. Che vuol dire? Devono essere bruciati con l'olio e con l'acqua, quindi si passa prima una patina di olio, si mettono sul fuoco, si fanno annerire, poi si sciacquano a temperature molto basse con l'acqua, in modo tale che questa patina si incolli, tra virgolette, sulla superficie e rende appunto alla fine il wok antiaderente. Vedete, questo qui per esempio è un wok molto venuto molto bene, quindi come se fosse veramente un teflon artificiale. E quanti tipi di wok esistono di questi cinesi? Esistono di diverse grandezze. Questo, vedete, è uno largo, molto 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 stretto, diciamo, molto molto basso, di grandezza, diciamo, standard, ma più basso come profondità. Invece questo è un classico e tradizionale wok. Vedete, questo mi è venuto molto bene anche come trattamento. Questo è molto simile a quello, ma come vedete, questo viene dalla Cina, me l'hanno regalato, quindi sono molto affezionato. Ha però la caratteristica di essere più sottile, quindi molto leggero, ma soprattutto in grado di tenere più il calore rispetto a questi, che sono appunto più spessi. Quindi quello spesso, diciamo, mantiene maggiormente il calore. Questo qui invece, più fino, più sottile, permette di raggiungere prima le alte temperature. Poi questo appunto è molto leggero e quindi molto maneggevole. E l'ultimo acquisto che ho fatto proprio qualche giorno fa è questo wok qui, che vedete, a parte è molto bello secondo me, anche questo viene dalla Cina originale e l'ho anche questo reso antiaderente, come vedete. Però questo è, vedete, molto più largo, quindi occupa anche, diciamo, praticamente tutto il piano cottura, però ha la caratteristica appunto di essere comunque profondo, e quindi per esempio per il riso, quando uno deve fare molto riso, il riso va appiattito sulle pareti, questo qui, diciamo, ha la possibilità, diciamo, di cuocere più quantità. E quindi, come dicevo appunto, ogni wok ha un po' le sue caratteristiche. Io generalmente, a seconda del tipo di pietanza che devo fare, uso un wok o l'altro, ma alla fine, ripeto, sono molto affezionato a questo wok, quindi uso quasi sempre questo. Per quanto riguarda i fornelli, ovviamente il wok ha bisogno di fornelli molto alti. Ricordatevi che i cinesi cucinano con fiamme molto alte. Io ho trovato a San Francisco, un po' fuori mano, questo fornello, che appunto permette di avere una fiamma molto alta, che se uno sta fuori lo può utilizzare con una bombola a gas. Se invece sta appunto a casa, nelle cucine normali italiane, deve appunto o farsi fare delle modifiche alla fiamma, quindi farla andare al limite appunto della, diciamo, del consentito, chiaramente in Italia, ma comunque sono fiamme molto importanti, oppure deve utilizzare delle escamotage, mettendo delle cose intorno alla fiamma per cercare di alzare la fiamma stessa, oppure deve lasciare il wok molto sulla fiamma aspettando che si scaldi. E soprattutto il trucco fondamentale è: non fate mai troppe quantità, ma sempre quantità minime. Se dovete fare un piatto, invece di fare un piatto per quattro, fate due piatti da due o due piatti da uno e mezzo, in modo tale che riuscite a cucinare sempre con poca quantità, perché sennò rischiamo di far abbassare le temperature, visto che i fornelli non sono troppo forti. Dove si comprano questi wok? Si comprano, per chi ha la fortuna, come ce l'ho io, di
abitare a Roma e di stare vicino a Piazza Vittorio, anzi non sto molto vicino a Piazza Vittorio ma ci vado tutti i giorni, appunto nei Chinatown, quindi ci sono degli store molto forniti che hanno wok di tutte le dimensioni, di tutte le grandezze e di tutti i tipi. Troviamo appunto Chinatown a Roma, Piazza Vittorio, oppure a Milano, a Via Sarpi, per non parlare appunto di Prato, quindi tutta la zona diciamo intorno a Firenze dove c'è veramente di tutto. Quindi chi ha la fortuna di stare da quelle parti riesce a trovare facilmente questi wok. Noi vendiamo anche dei wok online attraverso il mio portale, il nostro portale Cina in Cucina con Zen Market, il mio amico Luca Chen, che è un super professionista per quanto riguarda la vendita online di prodotti cinesi di tutti i tipi, e anche lui vende appunto su internet dei wok molto 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 interessanti a prezzi diciamo sempre intorno ai 20 euro. E ci sono anche wok da 50, 60, da 80 euro ovviamente. Questi qua sono quelli un po' più commerciali. E appunto, vi ripeto, il prezzo sì, oscilla tra 20 e 30 euro. E altre cose da dirvi, penso di non averle. Se avete domande, chiaramente mi scrivete sotto il video oppure sul mio sito www.cinaincucina.it. Spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!